Rieccoci di nuovo insieme, ragazzi. Un buongiorno a tutti, un saluto a tutti i nuovi iscritti al canale, un saluto a tutti i nuovi abbonati, sia al primo che al secondo anno della scuola di falegnameria. Siamo di nuovo insieme per andare a capire come realizzare una cosa semplice, però una cosa semplice che realizzata nel modo sbagliato può diventare sia difficile che pericoloso. Sto parlando degli angolari in legno. Quindi oggi andremo a vedere come realizzare appunto gli angolari in legno partendo da un pezzo di abete da 4, 4 e mezzo, 5, la misura che poi abbiamo bisogno, quello non importa in base alle nostre esigenze. Quindi dopo aver salutato tutti quanti, ci ritroviamo di nuovo insieme per andare a vedere un nuovo tutorial. Sigla! Allora ragazzi, gli angoli, gli angolari in legno possono avere qualsiasi tipo di misura. Noi ora partiremo da un pezzo di circa 4,5 x 4,5. Dobbiamo andare a creare un angolo, un angolare. Andiamo a capire come partire per fare la lavorazione corretta da un pezzo di abete, come detto, da 4,5 cm x 4,5 cm. Siamo nella nostra lavagna amica. Noi abbiamo, ragazzi, un pezzo da 4,5 x 4,5. Ok? Ora supponiamo queste 4,5 per 4 e mezzo. Supponiamo di dover fare un angolare. Quindi, prima cosa, cosa faremo? Con la piala a filo e faremo una faccia e una costa a filo, ok? In modo da creare un angolo di 90 gradi. Dopodiché passeremo a spessore l'altra faccia e l'altra costa. Ok, e otterremo un quadrato preciso da 4 per 4. Eccolo qua. Fatto questo, ragazzi, cosa facciamo? Sicuramente non andremo a fare i tagli, perché se facciamo i tagli poi abbiamo difficoltà se nel caso vogliamo stondare gli angoli, non riusciamo più col nostro pantografo. Quindi cosa faremo? Andremo a stondare gli angoli che ci necessitano. Di solito un angolare ha tre angoli, quindi andremo a stondare 1, 2 e 3 angoli. Ok? E faremo i tre tondini su tre lati del nostro quadrato. Quindi alla fine otterremo un pezzo fatto in questa maniera qua. Due angoli stondati, stondato e angolo dritto. A questo punto decidiamo lo spessore dell'angolare e con il banco sega o la squadratrice andremo a dare un taglio per questo verso e poi andremo a dare un taglio per l'altro verso. Quindi qua avremo il nostro angolare finito e ovviamente questo pezzo qua sarà un pezzo di scarto. Quindi io direi di non perdere altro tempo, vista la spiegazione tecnica, andiamo a vedere la spiegazione pratica. Ecco il nostro quadrato di legno da 4x4. Ora andiamo e ci prepariamo per fare il tondo.
Per fare il tondo, ragazzi, uso una fresa con cuscinetto, la quale poi la regolerò in altezza, ma in profondità sarà obbligata dal cuscinetto, quindi esso non permetterà alla fresa di lasciarmi i denti. Quindi andiamo e montiamo la fresa sulla fresatrice. Non serve stringere tantissimo, eh? Allora, il nostro travetto diabete ha tre lati belli, vedete? E uno ce l'ha brutto. Dovremo riuscire a levarlo lasciando questo angolo come scarto, perché il tondo dobbiamo farlo su tre lati. Quindi facciamo il tondo sui tre lati buoni, e poi questo pezzo qua, facendo la battuta in automatico, mi salterà via. Ecco il nostro pezzo, vedete? I tre angoli sono stondati, sono 1, 2 e 3, e questo qua è a spigolo vivo, perché qua abbiamo questo difetto che ora, facendo questo lavoro qua, io l'ho già marcato, facendo la battuta come marcata qua, a 1 cm per 1 cm, questo pezzo andrà via e con esso andrà via anche questo difetto. Quindi ora andiamo a impostare la macchina a 1 cm e a 3 cm, perché essendo 4 meno 1 cm che abbiamo lasciato di paraspigolo di angolare, rimane 3 cm. Quindi mettiamo la lama in misura e andiamo a fare la battuta. Ecco qua il nostro scarto, e ovviamente il pezzo rovinato è rimasto all'esterno, e abbiamo il nostro angolare pronto per essere carteggiato e verniciato. Vedete? Ovviamente la misura del tondo va più grossa o più piccola in base allo spessore che lasciate, ok? Quindi se lasciate 0,5 cm facciamo un tondo più piccolo. Comunque abbiamo fatto un ottimo angolare nel modo corretto. Quindi ragazzi, una lavorazione semplice, però come ho detto, a volte anche le lavorazioni semplici, se non si sa i giusti procedimenti, possono risultare difficili. Se io avessi fatto prima le battute e poi il tondo, la fresa, il cuscinetto sarebbe andata a picchiare nel vuoto e avrei dovuto usare per forza la tupì, e con la fresatrice non sarei riuscito a farlo, a parte che sarebbe stato pericoloso. Quindi, come detto in precedenza, un grazie a tutti i nuovi iscritti, un grazie a tutti i nuovi abbonati. E oggi, stasera, esce il video della scuola di falegnameria, anzi a quest'ora sarà già uscito. Quindi, che dire, scusate se ho rallentato un attimino
i video, ma sono per motivi di forza maggiore. Vedrete che poi quando partiremo col fai da te, allora sarà tutta un'altra musica. Quindi per questo video è tutto. Ci vediamo alla prossima. Un saluto da Diego. Ciao a tutti, ragazzi!